Eccoci, siamo nel pieno della Civil Week, adesso è il pomeriggio, siamo al Trotter di via Giacosa, dove è presente l'hub del Trotter e all'interno è già iniziato puntualissimo rispetto al nostro ritardo dovuto a pioggia, la Civil Week sotto la pioggia. E siamo qui per incontrare i volontari, le volontarie, le persone, le associazioni che si sono riunite qui all'hub del Trotter per salutare la Civil Week e parlare delle loro iniziative. Ha appena finito di parlare il presidente dell'associazione Buona giornata. del parco, è una realtà che da anni sta facendo un lavoro straordinario qui al Trotter, ma direi in tutta la zona. Io peraltro sono residente in questa zona, quindi conosco perfettamente il lavoro che state facendo. Ditemi cosa sta succedendo qua dentro per tutte le persone collegate con la Civil Week in diretta in questo momento su Milano All News. Beh, stiamo facendo una cosa secondo me molto bella, nel senso che abbiamo approfittato di questa occasione che ci è stata data attraverso la Civil Week, attraverso queste cose, questa settimana, questi 3 giorni, per dare un po', come dire, vita a una serie di iniziative che partono dal quartiere. È nata da una parte dalla rete delle realtà associative che sono nel quartiere, che sono molte e fanno tante cose, e ci siamo collegati anche a pezzi esterni come la rete cittadina delle scuole senza permesso. E quindi alla fine in questi 3 giorni cosa verrà? Oggi è la prima sull'abitare, è un'iniziativa molto importante perché noi siamo in un quartiere di grandi cambiamenti che è questo di Nolo, in cui la gentrificazione inizia a dare i suoi problemi, in cui sta dando grandi possibilità, siamo contenti, ma sta creando ancora anche una serie di problemi soprattutto sulle abitazioni, sui prezzi delle case, e quindi non vorremmo che alla fine, come dire, una fetta di popolazione che noi riteniamo importante, per la presenza di questo quartiere. Vi ricordo che noi stiamo parlando di una zona in cui la zona forse più multietnica di Milano, sono presenti 54 nazionalità, un mondo, e vorremmo che tale rimane, che non venga snaturata. Quella di domani invece partirà dalla piazzetta qui di Via Giacosa, sarà un'altra iniziativa interessantissima perché passerà dalla parte dei cambiamenti, quelli strutturali, che poi saranno anche quelli sociali. Quindi parlerà anche lì di come il volontariato è inciso, di come è stato capace di vincere i bilanci partecipati, di esserci, passerà attraverso la piscina del Trotter che è stata recentemente ristrutturata grazie all'attivismo delle persone, attraverso l'esconvito che anche questo è stato recuperato perché sennò sarebbe stato completamente demolito perché le persone ci sono. E a giugno aprirà, grazie anche a una cordata interessante. Vi consiglio di tenerci d'occhio perché arriveranno cose belle. Lo E faremo. poi la cosa che sarà la fine di queste 3 giornate, appunto sabato pomeriggio, in cui vi invitiamo a venire, dove sul piazzale della Dunati di Via Giacosa del parco troverete tantissime persone. Ci sarà la rete cittadina delle scuole permesse, ci saranno i medici volontari, ci saranno le tante associazioni che fanno parte, ci saranno tanti gruppi folcloristici. Ci è stato chiesto e noi abbiamo accettato volentieri di fare da hub migranti e ci hanno chiamato in 7-8 associazioni che saranno lì con i loro balli, le loro danze. Certo, Speriamo nel tempo, speriamo nel tempo, però. sarebbe un vero peccato perché ci aspettiamo tanta gente, un bel momento Beh, però è libero. una Civil Week fortunata perché gli eventi continuano, ti assicuro, continuano anche quelli all'aperto. Alcuni sono stati annullati per ovvi motivi e ne stiamo dando notizie in tempo reale sul sito. Altri però resistono e quindi speriamo che anche quello di sabato vostro incontri la clemenza del tempo e che comunque resista di fronte alla pioggia. Troverete di tutto, compreso l'associazione cricket milanese che vi insegnerà a giocare a cricket se vi occorrono. Ci sono anche loro con Eh palline sì, perché leggere, poi quindi. questi sono sport che vengono importati nel nostro paese da altri paesi. Qui proprio dietro via Padova la sera si assiste molto spesso a partite di badminton fatte dai ragazzi cingalesi prevalentemente che usano i marciapiedi e le linee di parcheggio come campi da gioco. E questa è una zona, quella di via Padova. Adesso viene chiamata appunto, come dicevamo, Nolo. Nolo, dall'altra parte del quartiere dei ponti ferroviari. È una zona che sta, come dire, vivendo un processo di trasformazione radicale. L'hai chiamata gentrificazione e hai fatto bene a chiamarla come tale. Associazioni come Questo succede queste. anche il mio ogni tanto.
associazioni come questa, come gli Amici del Parco Trotto, e tu sei Io sono il presidente, da presidente, sì. quanti anni? Nome e Sono cognome? ormai Giorgio Calabria da ormai 9 anni, insomma. Giorgio con l'associazione sta facendo un ottimo lavoro davvero. E quindi stai usando la Civil Week, ricapitolando, per far convergere all'interno del Trotter tutta una serie di attività solidali, di volontariato, eccetera, che prima erano, diciamo, come si può dire, polverizzate sul No, territorio o nella zona, nel allora, quartiere. diciamo che sulla la fortuna di questa zona è che operano tante associazioni, che c'è una buona capacità di agire insieme e questo è bello, cioè La uno dei Civil Week motivi ha da fatto cui da collante la però per Civil questi Week tre ci ha appuntamenti. fatto da collante, ha allargato la rete, l'ha resa più solida e ci ha permesso di fare delle cose belle, per questo è la cosa importante. Tocca a te. Chi Sì. sei? Nome e Luca cognome? Rossetti, presidente della cooperativa sociale Bicam, concordo pienamente con quello che ha detto Giorgio. Nell'attivismo civico c'è la componente del volontariato, delle associazioni di promozione sociale e culturale, ma c'è anche il terzo settore più strettamente, quindi le cooperative Certo. sociali. Io mi sento di rappresentare quell'anima. La logica è quella di mettere insieme i pezzi, avere delle idee, coltivarle col tempo, anche con una certa tenacia. Sono delle idee che in questo